Come preparo una lezione digitale? No, una lezione in presenza utilizzando anche gli strumenti di Google Workspace e gli strumenti del libro digitale. Allora, come prima cosa vi faccio vedere la vera the true classroom che uso per matematica e andiamo subito nei lavori del corso. Quindi vedete, vabbè, qua ci sono due cose fuori dagli argomenti, però diversamente abbiamo geometria, i numeri, social emotional learning, problemi, compiti, quattro operazioni, vita di classe. Vita di classe l'abbiamo visto in una live con Micaela e abbiamo, che ne so, le cose di Natale, il calendario dell'avvento, il debate e altre cose, l'orario, i banchi. Devo fare anche i banchi. Bene, invece, come vedete qua nelle quattro operazioni ci sono tutte le varie i vari materiali che ho caricato e poi ne abbiamo uno in bozza. Questo in bozza è quello appunto che ho preparato per il rientro. Quindi, in questo caso ho una presentazione di Google sulla proprietà della divisione, che però è di proprietà del mio libro di testo. Vi faccio vedere. Io vado su Hub Scuola. Intanto sto plastificando le carte SEL, le flashcard, voi abbiate pazienza, ma non è che si può fare una cosa alla volta. E qui, andando appunto nel mio libro di matematica, Sorrido Imparo, abbiamo scelto quest'anno, abbiamo adottato in quarta. Se volete, poi vi posso rimandare al video che ho fatto per l'iscrizione dei genitori e in questo caso adesso qui ho una pagina che non è quella giusta, io vado di nuovo in le quattro operazioni e vado sulla divisione. Tan 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 tan. Ok, questo l'abbiamo già fatto. Andiamo qua. Ancora divisioni. Ecco fatto. Come vedete, qui sotto c'è un materiale, una presentazione, no? In questo caso questa è una presentazione ovviamente in sola visualizzazione, quindi nel momento in cui utilizzo il libro digitale alla LIM, io entro, vado su slideshow e mostro agli alunni la presentazione. Diversamente, non posso andare a condividere questo link all'interno di Classroom. Io posso comunque visualizzarlo, ma non lo posso condividere all'interno di Classroom. Per cui faccio così: vado su File, crea una copia, tutta la presentazione e qui dal mio Drive vado a selezionare una cartella già creata precedentemente. Quindi 2021-2022, quarta B e matematica. E quindi la copia l'andrò a copiare all'interno di questa cartella. Io ora questa cosa non la faccio, però voi semplicemente andate su Seleziona e vi si crea la copia all'interno di quella cartella di Drive. Io non lo faccio perché questa cosa l'ho già fatta precedentemente, ok? Quindi ora andiamo in Classroom, quindi annullo. Andiamo, torniamo in Classroom. Se appunto io vado su Crea, di solito quando è una presentazione delle flashcard così io allego solo il materiale, ok? Quindi allego il materiale, metterò il titolo proprietà della divisione, senza titolo non me lo fa pubblicare, quindi proprietà divisione. Perché faccio questo lavoro? Questo lavoro lo faccio per condividere su Classroom le cose, poi vado su argomento e metto le quattro operazioni. Mi devo spostare un attimo qua. Eccole qua, sono anche orba. E lo faccio proprio per condividere con i ragazzi i materiali che vediamo in classe, sia per gli assenti ma anche un po' per tutti, perché loro possono usufruirne anche in un secondo tempo. Quindi,
Se ho bisogno che loro facciano qualche cosa da questa presentazione, posso scrivere qualcosa nella descrizione, altrimenti vado su Drive. Vedete, già in recenti mi escono le cose che ho appena aperto, però questa è quella che ho condiviso con me, condivisa con me. Io vado sul mio Drive e faccio tutto il passaggio solo per farvi vedere, Quindi vado quarta B, matematica, se lo trovo, e vado a cercare la proprietà della divisione. Per esempio, vabbè, qua ce ne sono altre, però divisione senza resto, tipo di frazione. Quindi mano a mano, eccola qua, che incontro, inserisci. Mano a mano che io incontro dei materiali sul mio libro, faccio questo lavoro così che i ragazzi possano appunto avere questo materiale anche su Classroom, perché non tutti hanno, ovviamente siamo alla scuola primaria, non tutti hanno fatto l'accesso al libro digitale, sia loro che i genitori, e quindi in questo modo io faccio in modo che loro possano avere tutti i materiali anche su Classroom. Classroom invece tutti la sanno usare, tutti la utilizzano già da metà seconda a causa lockdown, e successivamente abbiamo messo proprio diciamo 2 ore alla settimana fisse di laboratorio in cui utilizziamo i computer che abbiamo preso con i vari PON, e dove i bambini sanno tutti utilizzare Classroom, il loro account. Per ora siamo arrivati a usare Classroom, presentazioni e un pochino di documenti anche, ma non tutto. Quindi una volta che io mi sono preparata questo materiale, posso semplicemente salvarlo in bozza, oppure programmarlo se voglio che esca pubblicamente in un certo giorno, una certa ora. Tipo mi è successo di programmarlo quando ero sicura che avrei preso il computer, e quindi loro, accedendo al loro account, erano in diretta, vedevano la pubblicazione del materiale. Oppure ancora più semplice, appunto, mettere salva bozza. Vi faccio vedere come compare. Andiamo a vedere su le 4 operazioni che sono un po' più, eccole, vi compare in questo modo. Ok, adesso ce ne sono 2. Io questo vado e lo elimino, ma volendo potrei andare in modifica e modificarlo fino alla pubblicazione, anche dopo la pubblicazione. Come vedete, qui abbiamo tutti materiali perché sono tutte le presentazioni del libro. Però volendo io poi posso mettere anche dei compiti. L'ultimo foglio, metto plastificare così poi dicevo. E posso anche mettere dei compiti. In questo caso qui ho fatto fare una verifica di tabelline, ogni alunno creava la sua verifica. Scrivete su un foglio la vostra verifica. Bene, c'è anche un errore, composta da 20 tabelline con il risultato. Nelle vacanze ne sceglierò una da farvi fare a gennaio. Potete farla qui sotto o allegare una foto del foglio. Qui perché c'erano degli assenti, quindi agli assenti ho dato questo compito su Classroom, invece ai presenti l'hanno fatto su un foglio e io ho ritirato i fogli. Come si fa a dare un compito solo agli assenti? Io vado su compito. Facciamo conto di avere alcuni alunni a casa e alcuni alunni a scuola. Io posso semplicemente, adesso scrivo genericamente compito, andando su tutti gli studenti, io tolgo tutti gli studenti e scelgo solo alcuni di essi. Dopodiché posso assegnare, salvare in bozza, eccetera. Ok? Quindi in questo modo anche mettere un argomento, per esempio compiti. Così che loro trovino poi tutti i compiti al loro posto. Questo può essere utile anche per gli assenti, tipo se un bambino è assente per vari motivi, sappiamo che adesso potrà capitare spesso, faccio una foto, per esempio, o uno screenshot a seconda dello strumento che abbiamo usato alla LIM, e lo allego alla Classroom, così che tutti gli studenti, anche quelli a casa, possono lavorare quasi in diretta con noi. Questo per le assenze no COVID correlate. Se invece abbiamo una situazione blended, si può provare, sempre con l'aiuto di Classroom, a fare in questo modo. Vi faccio vedere. Sono uscita dalla Classroom della mia scuola proprio per farvi vedere una Classroom demo.
Quindi io posso, mentre sto lavorando, intanto io posso accedere al Meet direttamente dalla Classroom. Per esempio, sto facendo italiano in terza A, genero il codice di Meet, lo salvo visibile agli studenti, così che loro entrando semplicemente sullo stream, no? Nella home, diciamo, di Classroom, andando su Partecipa a quell'ora pattuita, possono appunto entrare senza dover andare a cercare di qua e di là, soprattutto per i diciamo bambini più piccoli, ma è comodo anche per i docenti questa modalità. In più sullo stream sempre io posso dire ci vediamo, tipo mandare un promemoria, ci vediamo alle 8:45 su Meet. Quindi i bambini che saranno a casa per i vari motivi, pubblico, vedranno questo annuncio. Gli avremo spiegato precedentemente come fare, quindi cliccando su Partecipa, entriamo sul Meet della classe. In questo caso, praticamente finché non c'è il docente, loro non possono entrare, c'è questa sicurezza in più rispetto all'anno scorso. E dopodiché, adesso entro su Meet. Dopodiché io da qui ripassiamo veloce come si condivide lo schermo, vado a condividere, posso condividere anche tutto lo schermo, però facciamo così, una finestra e condivido la finestra, diciamo, del mio account scolastico, dove ho la presentazione e dove posso anche condividere il libro. Quindi io condivido il libro digitale, ora lo ho, anzi è già qua aperto, quindi ingrandendolo un pochino. Un po' meno, io posso tranquillamente lavorare. Tranquillamente è un eufemismo, però posso provare a lavorare in modalità mista. Quindi loro vedono sia me che il libro digitale. Ovviamente la stessa cosa la posso fare con la LIM, quindi posso collegare il mio account scolastico appunto alla LIM. E adesso esco di qua. Posso collegare il mio account scolastico alla LIM e posso mostrare loro in condivisione su Meet quello che sto proiettando sulla LIM. Un'altra cosa che mi sento di consigliare è la possibilità, se avete la possibilità ovviamente, di lavorare con un laboratorio mobile, quindi con i computer in classe o se i ragazzi sono un po' più grandi col loro dispositivo, di creare dei piccoli gruppi in classe con dei gruppi da casa, se ci fossero appunto dei gruppi da casa, fare in modo che si lavori, per esempio, il gruppo che è a casa può lavorare su Meet e voi siete comunque avete la possibilità di sentire quello che stanno facendo e i gruppi in classe lavorare in maniera appunto in presenza. Diversamente sarebbe bellissimo poter mischiare, quindi mettere che ne so un ragazzo che è a casa insieme a due ragazzi che sono a scuola. Se questo però è più complesso perché bisognerebbe avere secondo me le cuffie anche con il computer, si può fare tutto volendo, però capisco che sia un pochino più complesso. Diversamente si può proprio fare il gruppo a casa, l'aiuto da casa e i gruppi a scuola solo in presenza senza computer, quindi si potrebbe anche lavorare in questa maniera. Speriamo bene, speriamo che non ci debbano essere tanti casi e tante quarantene, però prepariamoci perché gli strumenti li abbiamo e sono strumenti che comunque si possono usare sia da casa che in presenza. Vanno comunque utilizzati dal mio punto di vista, ovviamente, anche in classe. A maggior ragione chi ha fatto molto lavoro dal 2020 a oggi è giusto che ora sfrutti queste possibilità. Per rendere le cose un po' più semplici, che non lo sono semplici, lo Grazie per aver guardato questo video fino in fondo. Se ti è piaciuto, metti mi piace. Se vuoi, iscriviti al canale oppure condividi questo video con i tuoi colleghi. E se hai delle domande specifiche, scrivile nei commenti, io rispondo a tutti molto volentieri. E se hai qualche idea o qualche proposta per altri video, accetto suggerimenti. Grazie. E alla prossima!